Il libro è curato e tradotto insieme ad Alessandro Barbero, che è un sociologo di Torino, è un lavoro comune. Allora io partirei dall'idea che effettivamente anch'io mi situo dentro in qualche modo il solco dell'operaismo con le sue vicissitudini e diciamo che sono partito con la ricerca, non per questo libro ma anche per altre cose che ho fatto negli ultimi anni. Sono partito dalla presa d'atto, che in realtà poi recentissimamente è venuta fuori anche a livello internazionale, che in realtà il pensiero operaista classico, ma pure quello post-operaista, non ha dedicato un'attenzione particolarmente affinata sul pezzo specifica alle questioni ecologiche. E quindi una prima domanda che ci siamo fatti, che mi sono fatto, è se e in quale misura questo pensiero può aiutarci a dare un senso alla questione ecologica, a pensarla politicamente in qualche modo, che per quanto mi riguarda significa pensarla in relazione al lavoro, ai processi di produzione, ai processi di valorizzazione. Quindi diciamo, questo è più o meno l'ambito problematico. Parto, sempre cercando di tenere insieme un po' tutte queste cose, dal recentissimo G7 Ambiente che si è tenuto a Bologna, perché credo che farci una riflessione sopra ci permetta di costruire lo sfondo su cui poi la riflessione può avere più chiarezza. Primo dato, il ministro, ancora prima di concludere il vertice, dichiara, il ministro Galletti, il nostro, quindi l'ospite principale, o se non principale, comunque quello che ha fatto gli onori di casa, che dice, fatto salvo il clima, siamo d'accordo su tutto. Per un vertice che doveva occuparsi principalmente di COP21 e degli impegni per la lotta ai cambiamenti climatici è abbastanza imbarazzante, ma lo è di più per chi si è occupato di queste questioni e sa che in realtà il cambiamento climatico ha una posizione concettuale dentro il modo in cui si ragiona di crisi ecologica, diciamo così, negli ultimi 20 anni, da quando effettivamente esiste la Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici, che è il primo esempio di una policy specificamente pensata dentro il quadro delle Nazioni Unite ambientale, perché in realtà il cambiamento climatico da questo punto di vista rappresenta l'ingresso a tutto ciò che si può dire sulla crisi climatica. Quindi che un ministro dica, un ministro che ha seguito queste negoziazioni, a parte il clima, siamo d'accordo su tutti, significa ammettere che non c'è accordo su nulla. Tant'è che infatti quali sono, cioè, il G7 si è concluso con dichiarazioni molto vaghe, come comunque è nello stile delle negoziazioni climatiche a partire dal 92 e soprattutto a partire dal 97, quando si firma Kyoto, che poi verrà il protocollo di Kyoto, che poi verrà ratificato nel 2005, si moltiplicheranno, cioè, saremo sempre in presenza di questa doppiezza. Grande magniloquenza quando si tratta delle dichiarazioni finali, quindi faremo, arriveremo, otterremo, e immobilismo sul piano poi di quelli che sono i numeri che dovrebbero suffragare o meno queste questioni. Si parte sempre dicendo ok, un passo avanti è stato fatto, che tra l'altro non è vero, cioè è stato fatto questo passo avanti perché abbiamo avuto una crisi devastante in Europa e negli Stati Uniti. Questo è il motivo per cui le emissioni sono diminuite, tra l'altro in maniera relativa con l'eccezione della Germania. E poi si procede a ridire sostanzialmente le stesse cose, magari con qualche slogan nuovo. Per esempio, a questo giro, oltre a green economy e a finanza verde, si è aggiunta economia circolare. Insomma, diciamo così, uno dei think tank di Realacci negli ultimi 2 o 3 anni ha lavorato su questo concetto e quindi viene fuori il nuovo slogan. In realtà tutte queste etichette dicono una cosa sola, cioè si dice il cambiamento climatico e per estensione la crisi ecologica è in realtà una crisi del mercato. Cioè, il mercato non essendo stato in grado di contabilizzare quel tipo di costo, quell'esternalità negativa dei processi economici, ha fatto in modo che non si vedesse. Quindi questo è il punto di partenza. Come si risolve questo problema? Creando mercati dedicati che possano finalmente mostrare queste esternalità, dare un prezzo a queste esternalità e quindi fare in modo che le imprese possano scambiare diritti di inquinamento o permessi di inquinamento nelle varie forme che l'inquinamento può ottenere. Questo è il modo in cui le nostre elite vedono il cambiamento climatico e pensano, la crisi ecologica, e pensano alla soluzione. Ovviamente il meteorite Trump ha posto un problema. Dopo, se, più tardi magari ne parliamo, perché effettivamente Trump ha rotto il consenso, che chiaramente non è più di Washington, chiamiamolo di Parigi, sulle questioni climatiche. Tenete conto però che
gli accordi di Parigi sono da ogni punto di vista profondamente insufficienti a, diciamo così, affrontare, prendere sul serio la crisi climatica. Quindi in realtà nel criticare il retrogrado Trump, e va fatto perché effettivamente l'idea dell'amministrazione americana sulle questioni climatiche e ambientali è assolutamente insostenibile, non perdiamo però di vista che la bella figura che stanno facendo le elite europee, cinesi e in generale degli altri paesi del G7 è del tutto immotivata. Cioè la bella figura che fa Macron dicendo scienziati americani venite in Francia lo sta semplicemente facendo sembrare un politico di rango quando si tratta di tutt'altro, a mio avviso, questo ovviamente è personale. Quindi insomma, dato il rapporto che le nostre elite hanno con la crisi climatica, provo a strutturare questa presentazione secondo tre punti, tre domande. In primo luogo, come emerge come problema politico la crisi ambientale, la crisi ecologica, la crisi climatica? In questo senso, ritorno all'accumulazione originaria, quindi i primi passi del modo di produzione capitalistico, e parlerò un pochino di questa diatriba tra antropoceno e capitalocene che insomma, in qualche modo è il tema del libro. La seconda domanda che vi faccio è come è avvenuto a mio avviso nel 1973, ma meglio sarebbe dire nella finestra tra il 68 e il 73, che il modello attraverso il quale la crisi ecologica è diventata visibile e pensabile nella nostra società crolla. È la seconda domanda. La terza, molto banalmente, questo che tipo di scenario ci prospetta come neoperaisti, postoperaisti, operaisti con tutti i vari crismi e soprattutto dal punto di vista dell'agire dei movimenti. Quindi cercherò di sarò ovviamente schematico, sembreranno tesi, in realtà sono ipotesi quelle che dico, però insomma, cominciamo. Definizione di antropocene. Quando esce nei primi 2000 il Nobel per la chimica Crutzen e un microbiologo che si chiama Eugene Sturmer, l'idea è molto molto banale. Si tratta di prendere atto che l'influenza antropica su funzioni e composizione del sistema Terra è rilevantissima e quindi l'azione di una specie tra le tante che abitano questo pianeta assurge al ruolo di forza geologica. Okay? I due criteri per definirlo sono durata e globalità dell'impatto e relazione causale di un soggetto rispetto all'impatto stesso, ed è evidente che la specie umana ha oggi un impatto globale di lunga durata. Si stima per esempio che un ipotetico geologo tra 1 milione di anni vedrà con grande chiarezza le perforazioni e, insomma, diciamo così, il rapporto che abbiamo intrattenuto con la geologia noi del XX, XXI secolo, ovviamente posto che esista un geologo che può guardare. Comunque, insomma, questo criterio è soddisfatto, ed è soddisfatto pure il rapporto causale, almeno a credere alla comunità scientifica. Evidentemente Trump non è convinto di questa cosa, tant'è che non è esattamente uno dei partecipanti a questo dibattito. Quindi, da un punto di vista generale, l'idea di antropocene ha un suo senso, non è falso che questo impatto ci sia. Il problema emerge perché in questo dibattito, e non è una casualità, si scivola molto facilmente, e normalmente lo si fa senza dichiararlo, dal lato analitico descrittivo a quello prescrittivo normativo. Quindi lo stesso Crutzen, che inventa il concetto all'inizio dei 2000, a metà dei 2000 dirà: sì, essendo che oggi siamo nell'antropocene, allora l'umanità diventa la guardiana della Terra e quindi è nostra responsabilità occuparci della questione attraverso la geoingegneria. Quindi in realtà antropocene nomina un dibattito all'interno della disciplina geologica se sia il caso o meno di pensare una nuova etichetta per dare senso, per pensare l'azione di una specie rispetto alla geologia del pianeta. Dall'altro però è immediatamente anche il nome di un progetto di governance. C'è un problema che si risolve in un certo modo. Ovviamente il pensiero critico ha reagito a questa idea tentando o di politicizzare l'etichetta antropocene e quindi sostanzialmente dicendo il problema non è tanto sugli effetti che la specie umana
impone al pianeta, quanto nell'indagine delle cause. Perché? Perché dentro il nome antropocene sta, beh, mettiamo sulla stessa barca dei responsabili e dei colpevoli tutti gli appartenenti alla specie umana, Homo sapiens sapiens. Evidentemente questo è un problema, perché la stragrande maggioranza degli esseri umani del pianeta, che non è responsabile delle emissioni che hanno creato il problema, sta pagando le conseguenze peggiori. E quindi si dice, in realtà cominciamo a ragionare di antropocene solo accettando che il cambiamento climatico è il nome della più grande disuguaglianza del XXI secolo. Quindi, se partiamo da questo presupposto e quindi diamo un nome ai colpevoli che sono una parte specifica della specie umana, allora possiamo ragionare di antropocene. Altri, come ad esempio Jason Moore, dirà assolutamente antropocene non ha alcun senso, meglio cambiare termine e definirlo capitalocene, perché a suo avviso ovviamente è con l'emergere del modo di produzione capitalistico che si creano le condizioni per avere lo specifico rapporto tra lavoro capitalisticamente organizzato e natura assume la sua forma distruttiva. Questo l'argomento. Ovviamente nell'introduzione noi abbiamo cercato di passare in rassegna le varie posizioni, perché uno dei modi per politicizzare il concetto di antropocene è quello di chiedersi quando comincia, perché nel momento in cui noi ragioniamo di quando comincia un'epoca geologica, ovviamente stiamo istituendo un nesso, un rapporto tra specie umana, ambiente globale e modo di produzione capitalistico. Ci sono svariate ipotesi, alcune, quelle di Crutzen per esempio, vedono l'origine nella prima rivoluzione industriale, quindi la data simbolo è il 1684, quando la macchina a vapore di Watts assume la sua forma, diciamo così, quella che funziona meglio, non è la prima, non è l'ultima, però è quella che in qualche modo poi entrerà, verrà messa nelle navi. Altri, che sono quelli più ascoltati nella comunità scientifica, suggeriscono invece di utilizzare come data di inizio il passaggio, diciamo così, dallo sganciamento della prima bomba atomica, che in realtà poi era un test nel New Mexico, quindi nel 44, ai primi anni 50, insomma, loro non lo dicono, ma sostanzialmente hanno in mente il discorso di Truman, che in qualche modo mette gli Stati Uniti come apice del percorso di sviluppo e impone a tutti gli altri che non fossero nella sfera di influenza dell'Est di seguire quel modello, e quindi sostanzialmente globalizza in maniera completa il modello di sviluppo legato a un consumo, quanto più ce l'è meglio è, di combustibile di origine fossile. L'argomento di Moore, questo si chiama capitalocene, è che in realtà l'inizio debba essere fatto risalire al lungo XVI secolo, quindi utilizza un concetto di Fernand Braudel. Jason Moore è un sociologo americano, però è stato allievo di Giovanni Arrighi, utilizza come strumento concettuale la prospettiva del sistema mondo, che lui ovviamente integrandovi le questioni ecologiche chiama ecologia mondo. Diciamo così, secondo me l'innovazione principale dell'analisi di Moore è quando Moore dice il capitalismo non ha un regime ecologico, cioè non c'è una teoria del valore che ha effetti ecologici. In realtà il capitalismo è esso stesso un regime ecologico, perché ogni forma della teoria del valore in realtà assume la natura in un certo modo. Okay. Perciò, diciamo così, la parte interessante a mio avviso è che Moore storicizza e precisa un'idea che era già presente in Marx, in particolare nella critica al programma di Gotha, scritta nel 75 dell'Ottocento, in cui Marx sostanzialmente dice, criticando il partito operaio in cui maggioritaria era la linea di Lassalle, e quindi cioè, questo documento, il programma di Gotha, cominciava dicendo il lavoro è fonte di ogni ricchezza. Marx dice in realtà non è affatto così. In primo luogo, se ricchezza è valori d'uso, la fonte primaria di ogni ricchezza è la natura. Poi fonte di ricchezza è anche il lavoro, che però a sua volta non è altro che un'emanazione della natura stessa. La forza lavoro umana è una forza naturale. Altro è dire, prosegue Marx, che la fonte del valore, capitalisticamente inteso, valore come insomma, concetto tecnico che si dà solo nel capitalismo, allora lì possiamo dire che la fonte del valore è il lavoro salariato, quindi non lavoro in generale, ma una forma specifica e storicamente nata di lavoro che è il lavoro salariato. Moore mostra come il lavoro sociale astratto, che è questa fonte del valore e che lui marxianamente inserisce dentro la sfera della produzione, e quindi dice lo sfruttamento
del lavoro che produce valore si dà solo nella sfera della produzione, solo con il lavoro sociale astratto. Però affinché funzioni quel meccanismo, quindi quello scambio di lavoro contro capitale che produce valore, occorre che si dia preliminarmente una natura sociale astratta, cioè deve essere messa in forma la riproduzione in maniera tale che si dia come interna al processo di capitale ma esterna alla produzione. Dentro questa riproduzione sta non solo la natura a basso costo ma anche il lavoro domestico assolutamente non contabilizzato e ovviamente il lavoro servile. E qui dove ritroviamo, io sono molto d'accordo con Moore su questo passaggio, lui dice in realtà nel momento in cui il capitalismo si dà all'interno di questo lungo XVI secolo si ha un passaggio radicale dalla centralità della produttività della terra alla centralità della produttività del lavoro. Quindi la teoria del valore lavoro non è una teoria analitica, una descrizione, è in realtà un processo politico estremamente violento che crea le condizioni della propria riproduzione, in primo luogo mettendo in forma la sfera della riproduzione in questi modi. E troviamo, a mio avviso, la conferma della bontà dell'intuizione di Moore se andiamo a vedere come nell'economia politica classica la natura entra nella, diciamo così, nel modello di come si produce il valore. Cioè, come agisce la natura? Agisce per l'appunto da bordo del processo produttivo. All'interno dell'economia politica classica c'è un dibattito, nel senso che Smith, per esempio, dirà in maniera molto radicale, dentro il processo capitalistico di produzione la natura non fa nulla, fa tutto il lavoro. In questo senso, e solo in questo senso, anticipando la rivoluzione marginalista che gli sarà successiva di oltre un secolo, i quali marginalisti dicono sostanzialmente il problema della natura non si pone perché noi possiamo sostituire un input di risorsa naturale con un input di lavoro o capitale. Questa perfetta sostituibilità richiama un pochino l'idea che la natura non faccia nulla ma contenga soltanto, di Smith. Più, diciamo così, raffinata la lettura di Riccardo, il quale dice in realtà se noi andiamo ad analizzare empiricamente non si dà alcun tipo di manifattura in cui la natura non dia generosamente e gratuitamente i propri regali, free gifts è l'espressione di Riccardo, e fa l'esempio del vento che trasporta le navi, del calore, essendo un bevitore di birra abbastanza importante, la fermentazione è uno dei temi che vengono messi in luce, però sostanzialmente l'idea è la natura bordeggia il processo produttivo, ma lo fa in maniera molto particolare perché è infinita e gratuita, proprio come il lavoro domestico, proprio come il lavoro servile. Ora, tenete conto che, faccio un salto, per questo dicevo, ve le passo come tesi, sono ipotesi, perché ovviamente poi c'è di mezzo tutta la storia che porta al lungo XVI secolo, alla prima rivoluzione industriale e poi alla seconda, però affinché funzioni quel modello lì, ha bisogno di due cose. Da un lato che per l'appunto tutta la riproduzione, questi tre elementi, sia invisibile, non contabilizzato all'interno del processo di produzione di valore, e dall'altro che ci sia un meccanismo istituzionale che permette ai due soggetti che si incontrano e scontrano dentro il processo produttivo di riconoscersi. Questa istituzione è il salario, quindi non tanto il salario come prezzo della forza lavoro dal punto di vista dei capitalisti, né il salario come prezzo del valore, come valore della forza lavoro, che invece è il punto di vista degli operai organizzati, ma il salario come insieme di istituzioni che garantiscono il mutuo, il reciproco riconoscimento delle due classi in lotta nella loro, diciamo così, nella subordinazione della classe operaia, che però riceve ovviamente qualcosa in cambio. Dentro il paradigma fordista, ovviamente, il riconoscimento della subalternità operaia riguarda, dal lato dei capitalisti, fornisce la possibilità di definire in maniera indipendente la composizione qualitativa della produzione, cioè i capitalisti scelgono cosa, come, dove produrre, per chi, da chi, eccetera, eccetera. In più hanno pace sociale. Dall'altro lato, questo riconoscimento di subordinazione invece prevede il welfare e la possibilità di dare riconoscimento di classe allo scambio, cioè non si incontrano più sul mercato del lavoro un capitalista e un operaio, ma si incontrano due classi in cui il capitalista è uno, gli operai sono tanti. Quindi evidentemente ci guadagnano entrambi finché il modello funziona. Sto tagliando con l'accetta, me ne rendo conto, ma insomma per motivi anche di brevità. Quindi passo alla seconda domanda. Quando è che questo modello crolla? Secondo me
crolla in quella finestra tra il 68 e il 73, in cui si verificano una serie di cose, ma a me interessa mettere in luce il fatto che nel primo shock petrolifero la crisi si dà nella più totale multidimensionalità. E qui, secondo me, è importante il contributo di André Gorz, perché tra i marxisti è il primo ad accorgersi che la crisi del 73 è sì una crisi da sovrapproduzione, quindi una crisi sociale in cui comunque c'è il protagonismo delle lotte, eccetera, eccetera, ma è anche per la prima volta una crisi di riproduzione. Cioè i limiti biofisici emergono come un tema di vincolo rispetto all'espansione capitalistica. E Gorz porta come esempio il fatto che tutta l'industria chimica tedesca, in particolare quella che stava a lungo il Reno, cominciava ad avere l'obbligo di bonificare le acque in cui venivano scaricati i rifiuti di produzione. E quindi lui diceva, ovviamente, dal punto di vista delle aziende, bonificare queste acque è un puro costo. Sarà pur possibile che si crei un nuovo settore di capitalisti che fanno le bonifiche, ma dal punto di vista generale del tasso di plusvalore, del tasso di plusvalore, è comunque un puro costo, perché un ramo di industria deve pagare qualcosa che prima invece era gratuito ed infinito. Andiamoci un pochino dentro, quindi, a partire dall'intuizione gorziana che questa crisi qui è sociale ed ecologica allo stesso tempo, andiamo a vedere come emerge, e dico solo alcuni dei momenti, perché secondo me davvero si danno in un intreccio inestricabile di dimensioni sociali ed ecologiche. Comunque, è sicuramente vero che il tema dei limiti fisici, che nel 72 era stato portato alla ribalta a livello internazionale dal rapporto del Club di Roma sui limiti dello sviluppo, lì trova la sua rappresentazione plastica ed evidente. Il punto si pone. Tuttavia, l'irruzione della riproduzione fuori dalla sua invisibilità ha come primo momento la lotta femminista, a mio avviso. Quindi, se noi prendiamo ad esempio la campagna per il salario e il lavoro domestico, poi adesso non so, dirò una mia. Comunque è evidentissimo che non si tratta di una domanda sociale compatibile. Se avesse vinta, quella campagna poneva una questione di sopravvivenza del sistema, cioè salarizzare ciò che richiedeva di essere invisibile affinché l'istituzione salario funzionasse, significa distruggere l'istituzione salario. Quindi abbiamo, cioè, l'ingresso della riproduzione fuori dall'invisibilità, e quindi come punto di problema rispetto al modello che dicevamo prima, avviene simultaneamente con i movimenti femministi, a mio avviso, in primo luogo, in secondo luogo con le questioni ambientali, sia nella forma dei limiti fisici che nella forma dei movimenti ecologisti. Altra cosa che però, secondo me, vale la pena di sottolineare è che dentro la produzione non è che non si dia una lotta che pone in crisi quel modello lì. Qui però le questioni si fanno un pochino più complicate, perché ci sono intanto la questione tecnologica emergono le biotecnologie, sia quelle per la salute che quelle per l'agricoltura, ed è tutto un campo da esplorare che non ho tempo, non ho fatto, non lo so, però c'è quel problema lì, e c'è il problema dei conflitti sulle risorse. Quindi evidentemente la questione del rincaro dei prezzi del petrolio, la questione palestinese, il modo in cui gli Stati Uniti decidono volontariamente di far alzare il prezzo del petrolio per destrutturare uno specifico settore di classe che era quello dei lavoratori dell'automobile, in particolare negli Stati Uniti, ma non solo, qui si può riscoprire un po' i nostri operaisti, la Federici, quelli di Midnight Notes, ma anche Sergio Bologna su Quaderni Piacentini o su Sapere, secondo me. Però dentro invece il conflitto di classe operaia si verifica un interessante sdoppiamento, perché da un lato abbiamo le lotte per la liberazione del lavoro, che quindi si danno effettivamente su quel piano quantitativo di commensurabilità che è il salario come istituzione, e che hanno da un lato riportano una grande vittoria, il welfare state, e questo non dobbiamo dimenticarcelo, dall'altro però, proprio dal punto di vista ecologico, pongono il problema della monetizzazione del rischio. Cioè quello che succede è che, avendo il salario questa forza centripeta di ogni tipo di richiesta operaia, quello che succede molto banalmente è sì, ok, d'accordo, c'è il problema dei fumi, ad esempio, aumentiamo lo stipendio oppure riduciamo il numero delle ore e facciamo un nuovo contratto collettivo, quelli che sarebbero diventati i contratti collettivi. Questo è stato un problema di molte realtà di lotta operaia, una realtà e ovviamente che non va criminalizzata, ma va presa analiticamente per quello che è. Un successo welfare state, un passo indietro piuttosto inaccettabile, monetizzazione del rischio.
Dall'altro lato, e qui cioè, parliamo di posti molto vicini perché è Porto Marghera dove emerge questa questione principalmente, abbiamo la questione del rifiuto del lavoro. E quindi che parte che ha la sua, diciamo così, il suo ancoraggio materiale dentro la lotta contro le nocività. Cioè si pone da parte operaia nelle lotte il principio di irrisarcibilità della condizione operaia, cioè laddove c'è rischio per la salute non c'è negoziazione. Cioè, il salario non può più rappresentare questo tipo di richiesta perché non è più sullo stesso tipo di terreno che si gioca la partita. Cioè quel tipo di bisogno qualitativo che è il bisogno di salute declinato in diritto alla salute non si gioca più su quel terreno lì. Sia storicamente che per quanto riguarda il tema oggi, il problema è enorme. Cioè come si connettono e come si articolano le lotte sulla liberazione del lavoro e dal lavoro è un tema che è consegnato ai movimenti, perché in realtà oggi che anche le lotte sul salario stanno ricevendo bastonate a destra e manca dopo 40 anni di neoliberalismo, abbiamo perso anche molta soggettività di classe. Cioè è molto probabile che se la lotta ecologica deve avere successo avremo bisogno sia di lotte sul salario che di lotte per il rifiuto del lavoro. Come si articoleranno per me non è, cioè, io non lo so, però ci tenevo a sottolinearlo perché quando oggi anche le nostre elite, perché è diciamo così implicito nel loro ragionamento, il lavoro rispetto all'ecologia si pone sempre in maniera speculare come alterità. Taranto è il caso tipico, no? Out, out. O ti pigli la salute o ti pigli il lavoro. Tertium non datur. In realtà, genealogicamente, accade il contrario. La questione ecologica in Italia arriva, diventa pubblica, attraverso le lotte operaie per il rifiuto del lavoro. Non è un caso che la prima rivista ecologista in realtà in Italia nel 73 è Lavoro Zero e lo pubblica il Comitato Operaio di Porto Marghera. Gli operaisti di Porto Marghera fanno la prima rivista ecologista in Italia. Non è nemmeno un caso che nel 74 la rivista che seguirà l'analisi della crisi del 73 negli Stati Uniti si chiamerà Zero Work, proprio riprendendo quel tipo di pubblicazione attraverso la mediazione di Paolo Carpignano. Quindi insomma sono temi che secondo me interessano anche l'oggi, perché è ovvio che noi dobbiamo partire dal rifiuto del ricatto occupazionale, dell'out-out tra lavoro e salute, però cambia molto se sappiamo che in realtà furono gli operai stessi a metterlo in dubbio e non ontologicamente il lavoro e la salute sono cose opposte. Anche perché il lavoro industriale, cioè quindi quello che in qualche modo fa da paradigma al modello che dicevamo prima, è in effetti un lavoro che si può definire entropico proprio perché si basa su un modello che considera le risorse naturali infinite, sia a monte, quindi materie prime, sia a valle come capacità di assorbimento degli scarti, no? Questa infinità fa in modo che effettivamente il lavoro industriale, l'industria pesante, possa diventare il modello di riferimento della prestazione lavorativa. L'operaio massa dipende anche da quello. Solo che dopo il 73 con queste lotte avviene, cioè, come dire, è certamente vero che il movimento operaio, anche quello operaista, anche quello più radicale, viene sconfitto, però si tratta di una sconfitta piuttosto peculiare perché in buona parte cambia il terreno di gioco della valorizzazione. Cioè quella rottura del modello fa in modo che almeno in parte si possa dare produzione di valore con l'ingresso di elementi riproduttivi dentro la produzione. Lo fa evidentemente il femminile, si parla di femminilizzazione del lavoro, insomma, come dire, Nancy Fraser da questo punto di vista penso che sia molto interessante da leggere. Lo diventa anche la questione ambientale. Tenete conto che per un buon quindicennio dopo il 73, anche quando le elite capitalistiche prendono coscienza del fatto che c'è un problema ecologico, l'idea che si possa creare un modello di sviluppo basato sull'internalizzazione del limite ambientale dentro la valorizzazione capitalistica, cioè la green economy, non esiste. Dentro la guerra fredda si parla solo di adattamento alle catastrofi ambientali, l'idea di cambiare modo di produrre per adattarsi a questi vincoli è assolutamente fuori dal mondo. Non esiste. A quali condizioni si può dare il pensare che l'ambiente diventi un terreno di sviluppo invece che un vincolo? Cioè, come si trasforma una crisi del capitale in una crisi per il capitale? Secondo me due sono i processi. Il primo è la cognitivizzazione del lavoro e il secondo è la finanziarizzazione della natura. Chiudo, sarebbe complicato, però tenete conto che quando le nostre elite parlano di mercati del carbonio o pagamento per i servizi ecosistemici, non hanno in mente la stessa cosa che
gli economisti classici pensavano come natura, hanno in realtà in mente delle unità piene di calcoli molto complicati, che a mio avviso sono legati con il general intellect, che vengono scambiati su mercati senza i quali queste merci non esisterebbero. Qui abbiamo proprio, cioè, natura e lavoro sono assolutamente intrecciati, ed è il motivo per cui si può pensare tecnicamente allo sfruttamento della natura come natura che entra dentro la valorizzazione, e quindi c'è sempre sfruttamento di natura e lavoro. Concludo in un secondo, Nino, poi ti lascio la parola, per rispondere rapidamente alla terza domanda, cioè a che punto siamo e come andiamo avanti. Qui mi rifaccio al fatto che su Effimera, che è un sito di ricerca militante, abbiamo da poco lanciato un dibattito che ha a che fare con il rapporto tra decrescita e neo o post operaismo. Il punto di partenza è: se la riproduzione, sia nella forma di lavoro domestico che nella forma di natura, entra dentro i processi produttivi, per la prima volta siamo in presenza della possibilità di pensare il lavoro non solo in termini entropici come quello industriale, ma anche in termini negentropici, cioè il lavoro di cura in realtà più ce n'è meglio è. Non è vero che impatta con i limiti fisici del pianeta, certo ci sono quei limiti e non è che si può far finta che non ci siano, però rispetto all'impatto del lavoro industriale stiamo parlando di due cose completamente diverse. E quindi in realtà l'idea che ci si trovi in un momento in cui, io diciamo così, condivido l'idea di alcuni tipi di decrescita, in particolare di quelli che lavorano a Barcellona, che una diminuzione dei flussi materiali, dei flussi di materia e di energia che attraversano il sistema economico sia non solo desiderabile ma in parte anche necessaria. Dall'altro lato, cosa che loro non fanno, penso che per ottenere questo risultato la cosa migliore sia organizzare il lavoro riproduttivo e quindi portare la lotta di classe dentro quel settore specifico della valorizzazione capitalistica che in realtà lo sta sfruttando in maniera, direi, più selvaggia che mai, addirittura più selvaggia che dentro le sacche di lavoro salariato che in Occidente in qualche modo resistono. Quindi, rispetto, e concludo qui, sui due feticci che dicevi tu, da un lato il lavoro salariato e la crescita economica sono concetti che stanno molto vicini e che in realtà si presuppongono l'un l'altro, perché di crescita economica in termini quantitativi ha ragione Bifo, non c'è più bisogno. In realtà, quando si diceva prima di lavoro riproduttivo ce ne vuole di più e di lavoro entropico ce ne vuole di meno, significa semplicemente che il lavoro riproduttivo rifiuta di essere categorizzato come lavoro quantitativo che può crescere per essere inserito nella contabilità del PIL. E questo è un primo fronte di lotta. Dall'altro, evidentemente, nel momento in cui il lavoro si disgrega e quindi non siamo più dal punto di vista operaistico in grado di stabilire quale soggetto centrale della produzione è il punto più alto dello sviluppo, e a quel punto noi dobbiamo fare un passo indietro, vedere quali sono i soggetti del lavoro, organizzare dentro il circuito di capitale questi soggetti e quindi, come dire, in qualche modo riprendere il rifiuto del lavoro e arrivare a guardare l'oltre il valore senza una figura soggettiva centrale che spinge le altre. Dall'altro lato però è molto interessante, possiamo tornare a interrogare quelle forme di resistenza che, o perché non sono state portate dentro o perché hanno resistito, sono relativamente fuori dal circuito di capitale. Faccio riferimento in particolare alle cosmovisioni indigene, e sono tantissimi i conflitti ecologici e ambientali che hanno a che fare con questo tipo di modalità di leggere lo sviluppo capitalistico come appropriazione per spoliazione, esempio ultimo Standing Rock negli Stati Uniti, ma ce ne sono a bizzeffe, e dall'altra evidentemente l'agricoltura di sussistenza, che è sempre stato un po' uno spauracchio per gli operaisti che stavano dentro il paradigma produttivista e che invece oggi probabilmente vale la pena di reinterrogare. Chiudo, grazie.